Questo ragazzo, vi presento Mario Di Stefano. Ciao a tutti, ciao, grazie, grazie Danilo. Mi hanno già presentato in chiave di velina, ora sono qui per dirvi qualcosa. Grazie per essere qui, se io che vengo da Milano, come si sente? Mi sto congelando, immagino voi, in realtà vengo da Palermo e mi sto congelando in maniera incredibile. Grazie a tutti, dunque io proverò a darvi un'altra chiave di lettura di questa riforma. Ed è un po' anche la storia di questa riforma e di come è stata concepita. E intanto, se c'è qualcuno che non è del Partito Democratico in questa piazza, che non è, scusatemi, del Movimento 5 Stelle in questa piazza e che quindi non ci ha votato nel 2013, vorrei chiedere a queste persone, nel programma del partito che avete votato, c'era per caso scritto riforma costituzionale? Perché io, che ho visto quei programmi, non l'ho mai letto. Ho letto taglio dei costi militari, ho letto qualcosa per riavvicinare i cittadini alla politica, non ho mai letto una riforma costituzionale, però dal primo giorno che questi, perché ormai sono più di uno, siamo al terzo governo non eletto in questa sola legislatura, si sono insediati, non hanno mai fatto quello che avevano nel programma, è sempre l'opposto. E il tentativo di riformare la Costituzione l'hanno avuto in mille maniere diverse. Vi faccio ricordare alcuni passaggi. Settembre 2013, il Movimento 5 Stelle fa una cosa mai vista a Montecitorio, ovvero occupa il tetto della Camera dei Deputati. Vi ricordate? Vi ricordate perché l'abbiamo fatto? Io facevo parte di quegli 11 che salirono sul tetto. L'abbiamo fatto perché volevano modificare l'articolo 138 della Costituzione. Cosa dice quell'articolo? Quell'articolo, scritto dai padri costituenti dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva un significato preciso. Sapendo che non puoi affidarti a chi è al potere in quel momento, devi fare in modo che chi cambia la Costituzione debba in ogni caso avere un'ampissima maggioranza oppure debba rimettersi al popolo. E quell'articolo dice che se tu non hai i due terzi delle Camere, devi necessariamente passare per il referendum popolare, quello che voteremo il 4 di dicembre. Noi capimmo già allora, nonostante fossimo in Parlamento da pochi mesi, che la cosa puzzava perché era il preambolo a una riforma costituzionale. Da opposizione non potemmo far nulla in aula per bloccarlo, diciamo, secondo i principi costituzionali, o meglio, secondo il regolamento dell'aula, e questo mi fa ridere quando dicono che per via delle opposizioni che questa Costituzione garantisce il processo legislativo è lento, vanno avanti come i treni in ogni caso, e occupammo il tetto della Camera per preservare questo articolo. Ci dissero di tutto, fascisti, il palazzo del popolo italiano, lo stato umiliando, eccetera, eccetera, ma se oggi tutti noi, più tutti quelli che si riempiono la bocca di una riforma fondamentale e necessaria, e Renzi stesso che nella sua spocchia dice ma qual è il problema della riforma? Tanto noi concediamo il referendum. Se oggi tutta questa gente può votare il referendum, non è grazie a Renzi, è grazie ai padri costituenti ed è grazie al Movimento 5 Stelle che quel giorno non gli ha fatto toccare l'articolo 138 della Costituzione. Poi ci riprovarono con i 10 saggi di Napolitano che dovevano riformare ancora la Costituzione. Qua già è un assurdo in sé, 10 saggi nominati da Napolitano, tutto possono essere fuorché saggi, tant'è che non sono arrivati da nessuna parte, e si arriva così a questa riforma. Questa riforma però parte da qualcosa di preciso, perché tanta gente mi dice io non voterò mai no perché il no lo vota anche Berlusconi. A questa gente dovremmo ricordare una cosa, spero che ce ne sia qualcuno anche in questa piazza. Questo governo e questa riforma insieme all'Italicum nascono proprio dal patto del Nazareno, il patto tra Renzi e Berlusconi, grazie al quale questo governo esiste. Quindi quando Renzi va in televisione e gli consegnano il microfono per 20 minuti e se ne vanno, ovvero l'opposto di quello che fanno con noi, e dice io non vorrò mai far parte di un governicchio perché voglio farle le mie leggi come dico io, qualcuno, se ci fosse un giornalista con un briciolo di dignità rimasta in Italia, e io non ne vedo tanti, dovrebbe dirgli no caro Renzi, il tuo è già un governicchio perché è nato con Berlusconi e lo mantiene Verdini al Senato, altrimenti non avresti i numeri. È questa la realtà, è questa. E allora vi dico soltanto una cosa, la finalità politica qual è di questa riforma? Non è quella di avere un processo legislativo più veloce, non è quello di abolire i senatori, ve ne ho già raccontato tutto, non voglio tornarci io. Ma è una finalità meramente politica, ovvero dovesse passare il sì al referendum. Carlo Sibili vi ha fatto vedere quale sarebbe la composizione del Senato. 57 rappresentanti del Partito Democratico. Perché? Perché quelli vengono da regioni e comuni e in questo momento il Partito Democratico ha la maggioranza assoluta in regioni e comuni. Se alle prossime elezioni politiche dovesse vincere il Partito Democratico,
loro avrebbero il 60% circa alla Camera dei Deputati, tra l'altro tutti nominati, perché l'altra grande leggenda è che ci sceglieremo i deputati. Non è vero nemmeno questo, non ci sceglieremo neanche i deputati, perché con il capilista bloccati il 60% sono nominati dai partiti. E al Senato avrebbero 57 su 100 senatori. Tradotto, il Senato diventerebbe un ospizio e la Camera dei Deputati ratificherebbe soltanto quello che arriva dal governo. Bye bye democrazia, addio al parere popolare. E quindi per Renzi, strada spianata per fare quello che vuole, ovvero salvare banche, salvare famiglia Boschi e compagnia bella. E probabilmente restituire il favore a Verdini e a tutti i delinquentelli che ci sono nei partiti che sostengono la maggioranza d'oggi. Se invece, disgraziatamente per loro, dovesse vincere le prossime elezioni il Movimento 5 Stelle, il Senato rimarrebbe quello che è, perché le regioni e i comuni non si rinnovano insieme al Parlamento. E la Camera dei Deputati sarebbe a maggioranza nostra. Che significa questo? Significa che con 57 senatori su 100 del Partito Democratico, il Senato utilizzerebbe quelle 10 maniere esposte nell'articolo 70 che avete visto prima per richiamare le leggi dalla Camera, e le nostre leggi non gli piacerebbero sicuro, perché sarebbero il reddito di cittadinanza, sarebbero leggi anticorruzione, sarebbero leggi contro i colletti bianchi che escono dal Parlamento, entrano nelle multinazionali e fanno gli affari loro, quelle che vengono chiamate sliding doors. Sarebbero queste, quindi bloccherebbero il nostro lavoro e il nostro caro Presidente della Repubblica, che sta zitto dal giorno stesso in cui l'hanno eletto, soltanto il giuramento ha fatto, poi non ha più parlato. Il nostro Presidente della Repubblica inizierebbe di nuovo con i moniti e direbbe ma il Parlamento è lento, ma il Parlamento non funziona bene, ma i grillini non sanno governare, ma il Parlamento è bloccato. Inizierebbe tutto il tantam dei vari polli da batteria del Partito Democratico che in televisione direbbero le peggio cose. Inizierebbe il TG1, TG2, TG3 e compagnia bella a dire: ragazzi, ma i grillini noi un'opportunità gliel'abbiamo data, ma questi non sanno governare. E ci scommetto che nel giro di un mesetto il voto popolare delle elezioni politiche che ha dato la vittoria al Movimento 5 Stelle sarebbe sovvertito in un istante da una casta politica che ha studiato tutto questo piano apposta per toglierci il potere, come lo chiamano loro, proprio quando il popolo italiano ha deciso di darcelo. Allora la finalità politica è quella che ho chiamato win-win, vinci-vinci, per il Partito Democratico. Noi abbiamo una sola opportunità. Questa non è essere catastrofisti, questa è una riforma che non si torna indietro davvero, perché non avremo più neanche i numeri per cambiarla dopo che passa. Noi abbiamo una sola opportunità. Il 4 di dicembre mettiamo una X, le cui due stanghette sono chiare. Sono una si chiama libertà e l'altra si chiama un gran vaffanculo a una casta politica che ha potuto fare tutto quello che poteva e non l'ha mai fatto per noi. Liberiamocene e torniamo noi cittadini al potere delle nostre vite, che coincide con quello di un buon Parlamento sano. Grazie a tutti e passo la parola ad Alessandro Di Battista.